ormai sono mica nato ieri. Perché tanto se una guardia qui mi dice tu hai detto minchionne, mi dice. Dai Robby, cosa vuoi dire per gli sfogati? Robby, dai, urla. Dai, dai, vai. E cosa ne urlare? Che siamo stupidi guadagnare 700 euro al mese e adesso qua ci sono centinaia di lavoratori che entrano dentro tutti schiavi, tutti ruffiani, tutti d'accordo con delegati, sindacati che sono collusi col padrone, perché è assurdo, la Fiat ha comunicato la settimana di cassa e qui dovremmo stare tutti a casa, mentre invece noi vediamo che continuano ad entrare tanti tanti lavoratori che non so cosa vengano a fare. Noi continuiamo a guadagnare 700-600 euro al mese, non sappiamo perché, ci promettono qualsiasi cosa, noi non ci crediamo assolutamente, è una cosa ridicola, siamo schifati da questa presa per i fondelli, perché non riusciamo più ad andare avanti, non riusciamo più ad andare avanti, ognuno cerca una giustificazione, ognuno cerca, però la Fiat fa entrare chi vuole, quindi il lavoro c'è, sono tutte balle, noi stiamo a casa e facciamo questa resistenza ad oltranza, speriamo che cambi qualcosa, ci hanno promesso sindacati, governatore della regione, sindaco, prima c'era Chiamparino, adesso Fassino, fanno anche rima, non lo so, sono tutti d'accordo, votate sì che poi lavorate, ma sono tutte stronzate che poi vi danno un SUV, una Jeep, un L0, 7 posti, 5 posti, 9 posti, state tranquilli che un miliardo di investimenti a Mirafiori, io non credo a niente, sono entrato un giorno, in 8 mesi ho lavorato 5 giorni, sono Roberto della Lastratura, sono un Covas, ho lavorato 5 giorni, in 8 mesi mi dicono che faremo 500 modelli, che lavoreremo, dobbiamo essere d'accordo a non mangiare, o a mangiare a fine turno, se facciamo sciopero ci infottano, se ci mettiamo in mutua verremo giudicati da una commissione, non riesco a capire, sindacale, una commissione della Fiat, pazzesco, io ho un medico, un laureato in medicina che se mi dà dei giorni, non riesco a capire, e quindi ci hanno promesso tante di quelle cose e i sindacati ci hanno detto votate sì con le istituzioni regionali, votate sì che poi lavorerete, perché ci sarà questo investimento, mentre invece... Sono tutte chiacchiere e noi non riusciamo, ma non arrivare alla terza settimana, alla quarta settimana, noi non riusciamo neanche più a pagare l'affitto, sono tutte balle, ricordatevelo. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Svegliato, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via che mi sento di morire. Da partigiano, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire, lassù in montagna, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire, lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior.
cambieranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, molto per la libertà.